stamattina già arrivata a Milano con questi capelli meglio lavati appunto questa mattina, e siccome devo fare un video per lavoro e non ci ho messo nessun prodotto e sono così, ma adesso sicuramente li sistemiamo. Quindi niente, oggi tornata a Milano per lavoro, ufficialmente operativa, anche se poi faremo il weekend, tornerò a Ponte di Legno, faremo ancora il weekend lì e poi torneremo definitivamente a Bergamo. Quindi niente, vi auguro buona giornata e ci risentiamo dopo. Capelli lisci stupendi, ma guardate, che mi stanno crescendo, aspetta. Avevo già detto diverse volte quanto io sia abituata a guidare. Da quando ho preso la patente, appunto 18 anni, ho guidato veramente tanto. A volte faccio anche dai 500 ai 700 chilometri al giorno e non mi pesa perché proprio mi piace. E però stavo pensando prima, appunto, mentre stavo andando a Milano, se c'è una cosa che veramente odio e non concepisco questo modo di fare, è il comportamento da parte di alcuni camionisti. Poi se siete abituati specialmente ad andare in autostrada mi capirete. Alcuni camionisti ti vedono sfrecciare, probabilmente guardano, vedono una ragazza in macchina, non so cosa gli passi per il cervello, e strombettano. Quindi a volte sei lì impegnata, concentrata nella guida e becchi questi camionisti, tra l'altro molto forte, ed è pericoloso perché comunque puoi sbandare. Quante volte sorpassando un camion mi sono spaventata e ho perso un attimino il controllo della macchina. Devo capire che non si fa così, cioè quanto ci vuole, ma basta con questi strombettamenti, ma basta, avete rotto. Leggendo i vostri messaggi vedo che siamo in tante a condividere questa incazzatura e questo disagio, e scusate per lo sfogo, ma veramente una cosa che mi manda in bestia. Non ci vedo più, mi fa veramente incazzare, e adesso ho scoperto che non solo a me, ma anzi a tante di voi purtroppo succede. E le ragazze che mi hanno detto: ma Paola, pensavo fosse solo un problema mio, nel senso di macchina, per questo che appunto continuano a suonare. In realtà no, e succede quando siamo in coda che ridacchiano tra loro, succede appunto quando stiamo guidando, succede quando stiamo camminando per strada e si mettono a strombazzare, e devono capirla che siamo nel 2020, anche basta questi atteggiamenti stupidi. Comunque posso dirvi la mia? Io ogni tanto faccio partire il dito medio. Glielo chiedo. Ho dato un'occhiata ai suoi precedenti automobilistici e lei ha preso numerose multe, tutte nelle Everglades e tutte di notte. Ho problemi. Che carine che mi state scrivendo. Paola, ma devi proprio lasciare Ponte di Legno, ma stai in montagna, non tornare. Aspetta che abbasso un po'. Ma non tornate più a Bergamo, ma statene lì. Magari, beh, giustamente.
niente, adesso è ora di tornare a Bergamo perché io devo riniziare a fare delle cose di lavoro, delle giornate appunto di shooting e soprattutto perché ci aspettano degli impegni molto importanti, belli, molto importanti. E quindi dobbiamo per forza di cose stare a Bergamo e quindi da un lato sono dispiaciuta nel tornare a Bergamo perché poi io sono abitudinaria qui, mi sono affezionata tantissimo a tutto e ho adorato stare qui, però adesso è giustamente l'ora di tornare a Bergamo e sono felice di questo. E però comunque vabbè, torneremo su appena potremo, dai, cioè